Buongiorno ragazzi, allora oggi è lunedì 30 aprile, io mi sto preparando molto velocemente, molto easy per andare al lavoro perché stamattina lavoro mentre oggi pomeriggio no e quindi mi sono vestita super scialla, non vi faccio neanche vedere come mi sono vestita e mi tocco un attimo e dopo ci rivediamo. E eccomi qua, sto prendendo la mia bottiglietta d'acqua, bellissima acquapanna e adesso vado al lavoro, appunto, stamattina lavoro e devo guardare se ho preso le chiavi della macchina, chiaramente, perché sono fondamentali. Allora, sono tornata a casa e sto pranzando e oggi è giorno fast. Praticamente, facendo la dieta fast, avete 2 giorni a settimana, detti giorni del digiuno, dove le donne hanno 500 calorie al massimo da mangiare in un intero giorno e gli uomini 600. Quindi io oggi mi sto mangiando dei fagiolini che ho condito praticamente solo con del sale e un filo, ma proprio raso di olio e 10 gocce di aceto praticamente contate e della fesa di tacchino con una galletta di riso perché la galletta di riso me la concedo e la galletta di riso ha 28 calorie, la fesa di tacchino ne ha 89 ogni 100 grammi e i fagiolini in teoria hanno 20 calorie ogni 100 grammi e quindi sto mangiando questi. E per cena adesso vedrò qualcosa da inventarmi. E praticamente questa cosa qua dovete farla 2 giorni a settimana. Vi aiuterà sia a perdere peso anche. Ovviamente sta aspettando da mangiare perché c'è la fesa di tacchino che le piace. È da fare 2 giorni a settimana, vi aiuta a perdere peso, serve tantissimo anche per abbassare il colesterolo. E poi vabbè, io non è che voglia perdere chissà quanto peso e per perdere peso deve essere abbinato anche un'attività fisica buona. E quindi io non è che voglio perdere chissà quanto peso, voglio solo ritornare al mio peso forma di prima, perché ultimamente stavo mangiando piuttosto male e quindi voglio tornare a mangiare bene. È quel giorno. Ta-da-da-da! Cambio dell'armadio! Sono le 5, abbiamo iniziato alle 2 e abbiamo finito. Rivediamo di nuovo il mio letto e un armadio piuttosto in ordine. Ho trovato queste bandanine e le sono messe più o meno in ordine. E guardate come ha assunto un colore anche questo. Tadà, sono ritornati i colori, ragazze. Yuppie! E adesso ce la vedremo io e lui. Sinceramente, oggi volevo anche registrare un video haul, però non ho fatto in tempo. E adesso ho mandato al mio ragazzo, ho messo nel carrello di Amazon 3 mini treppiedi da mettere sotto questa macchinetta fotografica e gli ho chiesto, consigliami al mio ragazzo quale secondo te è il più buono. Ora il reso dello zaino, cazzo. Ecco, dobbiamo fare il reso di uno zaino, c'è sto scatolone da tipo 2 settimane in camera, però siamo ancora in tempo, giusto giusto, ancora nel limite, e poi gli ho chiesto quale dei tre treppiedi gli piace di più, e adesso volevo farvi vedere la cena, che vabbè non ha un aspetto super invitante, però come sapete oggi è giorno meno di 500 calorie, e in teoria dovrei esserci stata perché ho fatto 2 zucchine con una cipolla e poi le ho frullate, quindi è diventata una sorta di vellutata e poi ho fatto 4 pezzettini di nasello con le spezie e ci ho messo il
rosmarino, l'erba cipollina e il basilico e 2 fette di limone e poi l'ho allungato con un po' di acqua e ci ho messo mezzo cucchiaio di farina per fare un po' di cremina nel sugo. Adesso vi faccio in piatto e poi vi faccio vedere. Ecco qua la mia cialetta, appunto è una vellutata di zucchine molto blanda perché non ci sono le patate e tutte quelle cose lì e quindi c'è solo un po' di cipolla e le zucchine cotte con acqua e sale e poi questo sono i fiori di nasello della Findus che ho fatto andare in padella con l'acqua, non si può, cioè praticamente non ho usato olio. E con l'acqua, un pizzico di sale, limone, erba cipollina, basilico e rosmarino. Il rosmarino e il basilico, no, il rosmarino era fresco, mentre il basilico ce l'avevo essiccato dall'anno scorso e anche l'erba cipollina. Alla fine non siamo usciti, ma sono venuti qua i nostri amici e abbiamo giocato a carte, abbiamo fatto un po' di chiacchiere così. Adesso è l'una passata. E noi andiamo a letto che domani volevo anche riuscire a girare qualche video. E quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Adesso mi metto il pigiama e via sotto le coperte. Buonanotte.